Gigi D'Alessio a chi ha incastrato Peter Pan, il ricordo della mamma. Chi ha incastrato Peter Pan, Gigi D'Alessio e la rivelazione su sua madre. Gigi D'Alessio è stato stasera il primo ospite della puntata di Chi ha incastrato Peter Pan? Con Paolo Bonolis. Gigi, di fronte ad un pianoforte, ha quindi risposto alle domande impertinenti ed ingenue dei bambini del programma, il quale hanno strappato un sorriso chiedendogli per esempio perché avesse pochi capelli, o perché non festeggia mai il Capodanno a casa in quanto è sempre in televisione. D'Alessio ha comunque anche ricevuto tale domanda: hai una persona a cui confidi i tuoi segreti? E Gigi ha risposto annuendo, senza però svelare nessun nome. Bonolis e i bambini hanno però insistito nel voler sapere l'identità di questa persona, e il cantante napoletano ha affermato che si riferiva a sua mamma, verso la quale confida ogni giorno tutti i suoi segreti più reconditi, anche se ora non c'è più. A tali parole, Gigi ha ricevuto l'applauso del pubblico e di tutto il parterre di bambini. Gigi D'Alessio e la sua confessione a chi ha incastrato Peter Pan? Gigi D'Alessio a chi ha incastrato Peter Pan? Non ha comunque ricevuto nessuna domanda che riguardava la sua vita privata e soprattutto la sua ex Anna Tatangelo. Che Gigi abbia chiesto al programma di non toccare un argomento troppo delicato per lui. Comunque sia, l'interrogatorio fatto dai bambini, a parte la parentesi dedicata alla madre defunta, è proseguito in modo ironico, in cui il cantante partenopeo ha anche confessato di essere felice ed orgoglioso di andare a fare la spesa, in quanto è un bene, come ha sottolineato, che il personaggio famoso interagisca con le persone comuni. Infine, Gigi e Bonolis sono stati raggiunti da Luca Laurenti, il quale con un bambino in braccio ha dato il via ad una gag con il cantante. Laurenti ha infatti dichiarato che il bambino era un suo grande fan e che da sempre colleziona i suoi CD, peccato però che alla fine pensava fosse Claudio Baglioni, e non Gigi D'Alessio.